Deborah, un motivo di soddisfazione ricevere un premio dal Panathon, in quanto è un premio prestigioso che in passato ha visto qui ad Avezzano tantissimi tuoi compagni, ma atleti di valore. Sì, per me è la prima volta che sono qui ad Avezzano ed è sicuramente un grande onore aver ricevuto l'invito per ritirare questo premio che, come ho letto, è stato in passato consegnato a tanti grandi atleti e quindi sono davvero felice ed onorata di essere stata scelta quest'anno. Pattinaggio, quando si parla di pattinaggio, insomma, siamo nelle attività singole dove la forza, la passione, la classe singola vale e deve emergere per forza, non è come il calcio o altre attività. Quindi diciamo che hai fatto tantissimi sacrifici, però le soddisfazioni sono molte. Sì, ormai pratico il pattinaggio artistico a rotelle da quando ho 5 anni, quindi diciamo sono nata sui pattini e come sì, ci sono varie specialità, il singolo, la coppia, anche i gruppi, però io faccio la specialità del singolo, quindi una, diciamo, una specialità dove sono sola e devo affrontare le paure e anche dai, le soddisfazioni da sola, quindi sicuramente non è uno sport di squadra, il mio devo contare solo su me stessa. Uno sport povero? Beh, Almeno sotto dal che punto di vista economico, poi per quanto riguarda invece le soddisfazioni è un altro discorso. Beh, sicuramente il pattinaggio artistico a rotelle è considerato uno di quegli sport minori proprio per questo, perché non ci girano così tanti soldi, però a me personalmente ha arricchito tanto sotto tanti aspetti, sia a livello di soddisfazioni, ma ho anche girato tanto il mondo grazie a questo sport e quindi devo tanto. Proseguirà ancora per quanti anni? Fino a quando ce la farai? Bella domanda, sicuramente l'età è soggettiva. Ora ho 25 anni, intorno a 26-27 nel nostro sport si comincia a essere già un po' vecchiotti, quindi sono vicina, però vediamo cosa riserva il futuro. Per quanto riguarda invece le soddisfazioni che hai avuto, credo che non abbiano prezzo. Beh, sicuramente, come dicevo, mi ha permesso di girare tanto e soprattutto di modificare anche alcuni lati del mio carattere e mi ha dato tantissime soddisfazioni e, come dico sempre, attualmente le emozioni che mi dà il pattinaggio non me le dà nessun'altra cosa. Sicuramente tanti riconoscimenti, te l'aspettavi per quanto riguarda il Panathon di Avezzano. Beh, no, infatti sono, come dicevo, sono davvero felice e anche il presidente prima diceva in Abruzzo magari ci sono campionesse che a causa di uno sport, tra virgolette, considerato minore non si conoscono. Vorrei fargli il presidente del Panathon una scelta quest'anno che mi sembra stata abbastanza condivisa. Beh sì, c'è questa ragazza che è molto brava, campionessa del mondo di pattinaggio a rotelle artistico. Diciamo un po' nel nostro stile che cerchiamo sempre di porre maggiore attenzione a quelli che noi riteniamo, non a torto, sport minori, che gli atleti che praticano questi sport fanno moltissimi sacrifici, spesso nell'ombra, lontano dai riflettori, e quindi è giusto secondo me dare un premio e regalare una serata di notorietà a questa ragazza. Un club in Boston che nel solco della tradizione cerca di valorizzare appunto soprattutto gli sport minori, in questo caso insomma questa ragazza lo merita. Sì, sicuramente. Diciamo, noi con la nostra attività proponiamo lo sport a tutti i livelli e abbiamo sempre un occhio di riguardo a chi fa più sacrificio degli altri per arrivare a titoli quali campionati del mondo, olimpiadi. E quindi ecco, siamo molto contenti di aver scelto e selezionato Deborah Sbey perché è una ragazza di livello mondiale, un atleta di livello mondiale e forse non nota al grande pubblico, alla grande platea. E quindi noi con questo premio desideriamo anche darle quella notorietà che merita. È stata difficile la scelta o Ma la scelta è se c'erano sempre. altre alternative?
La scelta è sempre difficile, diciamo che noi quando siamo combattuti siamo contenti, perché significa che ci sono molti atleti che meritano questo premio, che ormai è diventata, diciamo, una tradizione per il nostro club, ma anche ormai è arrivato a livelli di notorietà assoluta e di prestigio assoluto. Basta guardare l'Albo d'Oro, ricordo che l'anno scorso abbiamo dato il premio speciale alla carriera a Sara Simeoni nell'anno della sua elezione all'Atleta del Secolo. Sara Simeoni, che è sempre stata molto legata al nostro territorio per i motivi che tutti sappiamo, l'anno precedente l'abbiamo dato a Morgan De Santis, quindi insomma, ecco, atleti di primissimo livello, quindi questo credo che non possa che farà piacere a Deborah per la sua scelta. La scelta è sempre combattuta, noi ci lavoriamo da mesi prima perché cerchiamo di documentarci sulle attività che gli atleti abruzzesi hanno svolto nel corso dell'anno, e quando abbiamo più di un atleta, diciamo, noi siamo contenti perché significa che c'è la scelta. Quest'anno, insomma, ecco, nella lista c'erano anche Eusebio Di Francesco, c'era anche Iannone, anche personaggi però che già godono di una notorietà a prescindere dal nostro modesto premio Panathlon. Quindi, insomma, ecco, crediamo che la scelta di Deborah sia stata giusta. A prescindere dal premio, che rappresenta un po' il momento clou della vostra attività, in generale invece quest'anno come è andato come iniziativa? Quest'anno è andata molto bene, abbiamo fatto molte iniziative e, come voi sapete, abbiamo cercato in queste nostre iniziative di coinvolgere sempre le scuole, gli studenti, gli atleti, perché diciamo che la filosofia della mia presidenza, che purtroppo volge al termine, è stata quella di portare il Panathlon fuori dalle mura istituzionali, cioè portare il Panathlon fra la gente, farlo conoscere, dare l'opportunità agli studenti, agli atleti giovani di conoscere cosa fa il Panathlon per loro, e credo che, insomma, tutto sommato abbiamo svolto una buona attività e siamo riusciti nel nostro intento.